Ascolti TV giovedì 13 aprile, chi ha vinto Trapasso dal cielo e 10 giorni senza mamma. Il palinsesto TV nella serata di giovedì 13 aprile 2023 ha offerto agli italiani la possibilità di scegliere tra film, fiction, programmi di intrattenimento e anche di approfondimento. Da Rai 1 con l'appuntamento settimanale con Un passo dal cielo a Canale 5 che ripropone film di successo come 10 giorni senza mamma. Concludendo con Splendida cornice su Rai 3, infine, Il calcio su TV 8. Vediamo chi ha conquistato la vittoria nella sfida degli ascolti TV. Nella serata di ieri, giovedì 13 aprile 2023, su Rai 1 è tornato l'appuntamento con la fiction Un passo dal cielo 7 che ha conquistato il podio degli ascolti TV. Infatti, ha segnato 3.834.000 spettatori conquistando uno share del 21.2%. La settima stagione della serie, con protagonista Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Marco Rossetti, è riuscita. Nonostante il cambio di alcuni dei volti a cui il pubblico si era più affezionato, a conquistare l'attenzione dei telespettatori che, infatti, continua a seguire con trasporto e un certo interesse la fiction ambientata nel cuore delle più belle montagne italiane. Su Canale 5, invece, si è optato per la messa in onda del film 10 giorni senza mamma che ha raccolto davanti al video 1.634.000 spettatori pari al 9.2% di share. Per quanto riguarda le altre reti generaliste, ecco i risultati che sono stati riscontrati in termini di ascolti TV. Su Rai 2 After è stato visto da 568.000 spettatori segnando il 3% di share. Su Italia 1 Captain America, The Winter Soldier si è rivelata la scelta di 991.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai 3 Splendida cornice ha intrattenuto 846.000 spettatori segnando uno share del 4.2%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.101.000 spettatori con il 7.6% di share. Sulla 7 Piazza Pulita ha catturato l'attenzione di 722.000 spettatori raggiungendo uno share del 5.1%. Su TV 8 la partita di Europa League, Juventus Sporting Lisbona ha segnato 2.477.000 spettatori con il 12.1% di share.